Amici del Metropolitano, ci troviamo in compagnia di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carly Fashion Agency, nonché responsabili del concorso di Miss Italia in Calabria. Benvenuti a Reggio. E allora Linda, parto con una domanda per te. Allora, da Miss a organizzatrice del concorso, com'è stare dall'altra parte e quanto è dura organizzare un concorso del genere? Penso che però dia anche delle belle soddisfazioni. Allora, intanto buonasera a tutti, ti ringrazio per essere venuta qui stasera, anche perché è un piacere ritrovarti, perché anche tu sei stata una Miss, lo sei ancora tuttora, perché non hai nulla da invidiare alle ragazze più giovani. Guarda, sicuramente è più soddisfacente, perché c'è più soddisfazione. Io dico sempre che per me essere ritornata nella famiglia di Miss Italia, ormai sono 7 anni, è stato un po' una rivalsa, perché quando partecipai forse ero troppo immatura da rendermi conto di quello che mi stava accadendo, per cui non ho avuto non sono riuscita a godermi bene quei momenti, no? Magari che tante persone avrebbero voluto magari essere anche al mio posto, e io invece che ero lì non vedevo l'ora di tornarmene. Per cui essere lì, appunto, far parte di questa grande famiglia, per me è stato un piacevole ritorno. Sono molto più contenta a viverla da organizzatrice, anche perché poi riesco a vivere sia le sensazioni delle ragazze, che sono comunque, come dire, ansiose e vogliose di arrivare, e sia, ecco, mi occupo della parte un po' organizzativa, per cui è bello vedere poi quello che tu pensi e immagini realizzarsi sul palco. Non è per niente semplice, anzi oggi ancora di più, perché per via del Covid ci sono state un po' delle, come dire, tutti i settori sono stati un po' intaccati, il nostro dello spettacolo è stato forse tra i più colpiti, però noi, devo dire, ad oggi dico che abbiamo avuto una bellissima stagione che sta procedendo alla grande. Tra l'altro il 19 settembre avremo una grandissima finalissima dove leggeremo Miss Calabria 2021, e sono molto anche come dire, orgogliosa di dire che ci sarà Patrizia Mirigliani, quindi la nostra patronne, che verrà appunto per la prima volta in Calabria, o comunque manca da tantissimi anni. Ci saranno degli ospiti di eccezione, tra cui Cristiano Malgioglio, Beppe Convertini alla conduzione e Martina Sambucini, Miss Italia 2020. Benissimo. Carmelo, facciamo un bilancio, visto che sta per finire, di questo anno. Allora, io devo dire che a livello di bilancio noi ci possiamo ritenere soddisfatti, perché anche rispetto alle altre regioni, io parlo quasi quotidianamente con i miei colleghi agenti regionali, e purtroppo in molte regioni sono riusciti a fare pochissime serate. Noi, devo dire la verità, siamo stati tra virgolette fortunati, perché questa stasera sarà la 19ª tappa che noi organizziamo durante il nostro percorso, e quindi diciamo che nonostante 6-7 tappe purtroppo le abbiamo dovute annullare per questo maledetto virus, ci possiamo ritenere soddisfatti e siamo veramente emozionatissimi per domenica 19, perché ripeto, è una serata da mille e una notte. Quindi noi abbiamo iniziato oggi con la pubblicità, sono aperte le prenotazioni per i posti e speriamo che, ripeto, sia una grande serata, noi ce lo auguriamo. Allora, un grande complimento a voi, perché siete bravissimi, e un grosso in bocca al lupo per questa serata e per la finale. Grazie, viva il lupo. E grazie a voi, ma grazie a tutta la stampa che quest'anno, come tutti gli anni, ci segue, ma quest'anno ancora di più, quindi veramente grazie.